Il faro. Che emozione quando Nicky mi ha raggiunto lì e mi ha detto che voleva stare con me. Avrei voluto rimanerci per sempre. Beh, Alex, non è che ci siamo rimasti proprio pochissimo. 8 mesi. Poi però a un certo punto la vita reale ci ha chiamato. E ci ha chiamato sì, ma io volevo assolutamente fare in modo che assomigliasse a quella che avevamo vissuto sull'isola. Alex, aiuto, ho paura, ma dove mi porti? Fidati, buongiorno, signor Ben. Chi era? Nessuno, non ti preoccupare. Gradino, un altro gradino. 6 mesi. Eccoci qua. Vieni. Ferma qui, non ti muovere. Ferma. Ta-tan. Casa nuova per noi, eh? E c'è molto più spazio anche per te per venire quando e quanto vorrai. Ah, ovviamente l'arredamento è nelle tue mani. Libri, tessuti, tutto quello che ti serve. Grazie, Alex, che figata! Aspetta, voglio vederla tutta. Vai. Ma è piena di terrazzi! Sì. È splendida, grazie! È vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri. Se non vengo, capirai. E se la scelta è questa, è giusta. Comunque, oltre alla casa di Alex, molto altro è cambiato. Ad esempio, tra il suo migliore amico Pietro e Susanna è successo il delirio. Ti senti pronta? Ma... e fare i conti a fine mese, la casa al mare. Che poi mi sono chiesta, ma a volte non sarà meglio non sapere cosa fa lui quando non ci sei? Pietro! Maria, dottoressa Valletti! Oddio! Ma dottoressa Valletti, cosa fa qua? Amore mia, guarda che non è come pensi, eh? Non sei qui, ma sua! Matteo, qua! Non posso fare, la dottoressa è qui per visitarmi, amore. Ma visitarmi un cazzo, Pietro! Oddio, ditemi che non è vero! Oddio, mi ha preso. L'ammazzo, lo voglio ammazzare. Dottoressa Valletti. Non è che andrà esattamente così, eh? Poi anche se ci siamo separati, non è detta l'ultima parola. Solo quando perdi la tua donna capisci quanto ti manca veramente. Allora inizia a cercarla sul serio. Oh, non è che sono l'unico dei nostri amici a essere nei casini, eh? Se n'è andata via di casa col mio avvocato. E adesso venitemi a dire che erano tutte paranoie. Mi ha abbandonato, mi ha lasciato da solo. Con una figlia. Di 1 anno. L'ha chiamata Ingrid, in onore della Bergman. Lui è un malato di cinema. E niente, non ha detto il colpo e si è rincoglionito. Parla solo con sta vocetta qua. Hai visto quanta roba colorata che abbiamo comprato? Ci manca il vino. Che vino gli compriamo a zio Alex? Guarda qua. Urte Franca Rosso. Che dici? Ottima scelta. Bravo. Non ho mai conosciuto un genitore più nevrotico di lui. Vabbè, nevrotico, responsabile. O che se uno è responsabile è nevrotico. La nevrosi è un'altra cosa. E poi riguarda coppie che si ostinano a stare insieme pure se stanno a pezzi. Ah, Flavio, che dici? È troppo il rossetto per stasera? Ah, amore, hanno chiamato quelli dello schermo a plasma. No, dicevo il rossetto, è troppo. Arrivano domani a mezzogiorno, tu ci sei, vero? Comunque, non è che per le mie amiche fili tutto liscio, eh? Holly, da che al sesso ci pensava giorno e notte, ora non ha più neanche il tempo di guardarli gli uomini. Sì, tutto pronto per domani mattina alle 10. Sta facendo uno stage massacrante in una casa di moda. Non si stacca mai dal suo telefonino. Anzi, dai suoi telefonini. Ok, perfetto, a domani, grazie. Pronto, Niki? Ciao, scusami, devo fare 1000 cose, ti richiamo dopo, ok? Erika, invece, è in un momento sentimentalmente molto confuso. Sì? Ciao, Erika, sono Antonio. Ah, ciao, Anto. Che fai? Scendi e andiamo insieme al baretto a Trastevere? Sono pure stasera. È che studio con mia cugina fino a tardi. Magari facciamo la prossima volta. Ok, ma non sparire come sempre. Ok, ciao, ciao. E secondo lei, qual è il modo per chiarirsi le idee? Ma chi era il citofono? Questo. Mia cugina. Ma che sei geloso? No. Ciao. 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 Ho portato del vino. Alex è di là. Grazie. Ciao. Benvenuta. E guarda, amica e cugina. Lui è Giampi. Ciao. Ciao, piacere. Sì, Alex. Ciao. Ciao. Era ora. Uè, ciao. 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 Oh, ma scusa Alex, non ti ho portato niente, sono depresso. Sì, come al solito. Complimenti, Niki, è veramente bella questa casa. E poi c'è un sacco di terrazzi. Grazie. Compro le generazioni, ma è città sì, sì. Hai visto che meraviglia questa cupola? Sì, ho anche visto che ti sei tagliato i capelli. Stai benissimo.
Che bello che ti accorgi sempre di tutto. E meno male che almeno ci sono Diletta e Filippo. Piccioncini, venite a cena. E dai che c'è una fame. Vai. Però è simpatico questo Giovanni, no? Giampi, Giampi. Scusa, gli hanno fatto. Te invece sempre stesse battute. Alex, complimenti, questa casa è pazzesca. Vabbè, merito di mille, arredata lei. Ma pure non è pazzesca, ci ha messo 2 anni per farla. Ma come fa lo stadio olimpico di Italia 90? Beh, sì, complimenti. Vai. Dai, entra la seconda ora. Che cretino che sei, devo andare a lezione, sono già in ritardo. Guarda che se ti vesti fai doppia fatica, eh? Buongiorno, eh? Buongiorno. Vabbè, amore, io scappo, eh? Aspetta, c'è un po' di dentifricio sulle labbra, come al solito. Ciao. Niki. Che fai allora? Ci viene al mio concerto domani oppure devi stare rinchiusa come al solito? Dai, scherzo, fammi sapere. Claudio. Ciao bellezza, vieni stasera al Nu Club? Dove? Ricky. Niki, il 22 è la mia festa, vieni? Che poi non ho capito, ma sei fidanzata o no? Beh, fidanzatissima direi. Al limite porta l'uomo tuo. E te chi sei io? Niki, ma Alex rosica troppo, se sabato sera non stai con lui. Ma come rosico troppo? Dai, che ti voglio far conoscere un tipo nuovo che mi piace un casino. Erika. Poi io non sono mai stato geloso. Sempre lasciata libera. Vabbè, un po' rosico. Poco però. Giulia, ma che hai? Sono angoscia, mi hanno detto che l'esame di estetica è difficilissimo. Pensa se facevi meccanica quantistica. Non so. Attenzione, surf e poesia. È un caso. La poesia mi tocca per l'esame di letteratura inglese. Il surf invece mi piace, non è un caso. Niki, lui è Guido. È un altro disperato che cerca di salvarci unendosi al nostro gruppo di studio. Pensa che sono le passioni della mia vita. Davvero? Sì, anche se passioni così diverse possono essere molto pericolose. E chi ti ha detto che non mi piace il pericolo? Niki, tranquilla, non ci sta provando. È proprio fatto così lui. Ah, Clara, non rovinare le mie tattiche di seduzione. Tanto con te non ci sta, vero Niki? Sì, ma neanche con te. Vedi. Buongiorno Alex, buongiorno. Le grandi novità. Siamo in finale per la nuova campagna Telecom. Ah, bene. Bello, no? E poi adesso abbiamo anche Alice Messenger. Alex, ma non sei contento? Guarda che ormai il 50% dei rapporti d'amore nasce su internet. E anche i tradimenti. Infatti. Alex, guarda che l'ho letto su Excel. Dai ragazzi, veloci, veloci. Jeff, diretto. Cazzo, montante. Dai ragazzi, dai. Brava Susanna, dai, continua così. Così, anche i calci, dai. Tu che ci fai qui? Sto a provare il caccia d'ascia. Perché non posso provare il caccia d'ascia? No, che non puoi, non puoi. Mi dispiace, ma questo è un corso avanzato. Se vuole può tornare domani mattina. Magari si iscrive a un altro corso. Grazie. Ma dici? E che io invece mi metterei qua? Mi farebbe un po' da sparare in pazzo. Certo, noi due siamo e saremo per sempre due partner. E senti, Pietro, tu la devi smettere di assillarmi, hai capito? Guarda che io sono venuto qui per fare un po' di kickbox, riscaldarmi, tirare 2 colpi, un low kick, una kick, un kick kick. Stai attento, Pietro, perché io mi alleno pensando a te. Senti, amore, io ho sbagliato. Io sono venuto qui per te. Mi mancano i bambini, io ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Tu mi ami. Tu non sai neanche che cosa significa amare. No, ma lo so, ho sbagliato. Però adesso sdrammatizziamo, eh. Dai, sdrammatizziamo, eh. Che dici? Dai, sdrammatizziamo, eh. Tutto male mi hai fatto. Ti faccio peggio, Pietro. Ecco, brava, mena, gli va. Io te rovino, lasciami stare. Grazie. Che hai fatto la pancia? Ho preso un colpo, mi sto allenando, sto facendo un po' di kickboxing. Un low kick. Un che? Calcio. Calcio? Niente, Enrico non viene più. Ma che palle, perché? Indovina un po'. Non so, non me la sento. Ma a me va moltissimo. Lo so, anche a me va moltissimo.
però preferisco restare con lei. Guarda, io sono sicuro che sei bravissima. Quanti anni aveva quel bambino a cui facevi la babysitter prima di Ingrid? 10. Ecco, non vado, ma credimi, è proprio perché mi va di restare a casa stasera. Va bene, dai, ci vediamo domani allora. Ciao. Va bene, ciao. Vabbè, però è una malattia. Oh, Alex, che c'è? No, non mi convince. Manca a me, guarda, l'ho sempre detto che quegli hamburger non sono per niente buoni. Ma no, parlavo di Niki, no dell'hamburger. Scusa. Ma pure te adesso che problemi con le donne? Ragazzi, stamattina mi si è aperto un mondo. Beh, non sei felice? Io quando stavo in coppia non mi sei priva niente. Non sei contento? No, è che Niki stamattina ha lasciato Messenger aperto e mi è caduto l'occhio. Ai. Io ce l'ho Messenger, se rimorchia una cifra. Appunto, non sai i messaggi che si scambiano? Stelline, faccine, cuoricini. Oh, ma che c'hai? Ho pensato al peggio. Dai, che stai dicendo? Ti pare? Guarda, Alex, la cosa è semplice. No. Tu te stai a cagare sotto, ok? Hai paura di perdertela. Io ti capisco. Ma no, no. Te credo, a quell'età le cose cambiano. Cioè? Eh sì, cioè gli ormoni pulsano, i giovani trombano. Lo sai qual è l'unico prodotto che non risente della crisi? No. I preservativi. Per esempio, adesso, in questo momento, dov'è Alex? Dov'è Alex? Qua. Ma no, è lei che dovrebbe essere agitata, che se lo dovrebbe chiedere. Dov'è Alex? No, tu. Tu dovresti essere misterioso. Ma va. Sì, tipo David Copperfield con la colomba. Sì. Allora, guarda, dica a te sta cosa, che te sei il genio del marketing. Ecco, lo vedi quella bella colomba là? Guardala. Quella che ci fissa. Eccola qua. Ma io sto pensando a Nick e tu mi parli della colomba, scusa. Male, lo vedi che tu non vuoi capire la terapia dell'insicurezza? Anche se a te non ti interessa, tu, capito, ti devi sforzare. Capisci? Mi scusi signorina, ho notato che lei ha un chiaro interesse per il mio amico, solo che lui è problematico, innamorato. Ecco, invece io vorrei invitarla a riflettere cosa un uomo come me le potrebbe offrire, anche andando al di là dell'apparenza, che come risaputo, inganna. L'ho confusa? No, mi ha soltanto annoiata. Sta così e c'hai problemi con la moglie, pensa se non li aveva. Sotto sotto le piaccio. Sì, ho visto. Le piaccio. Sì. Comunque, apparire, scomparire, David Copperfield, per me sono tutte cavolate, eh. Oh, Alex, che palle però, eh. Se stai così in paranoia, seguila, no? Seguila. No, sì, falle le poste. Ma va, sì. A 40 anni diventa a fare le poste, non le facevo neanche a 16. No. No. Beh, comunque l'altro giorno t'avevo cercata perché ti volevo presentare un tipo che mi ha fatto sbroccare da quanto è figo. Beh, però mi è già passata, eh. Adesso sono troppo ispirata dal mio prof di antropologia. Perché mo tu vuoi fare anche lui? Secondo me è uno che c'è? Ma come che c'è? Oh, io me ne devo andare, c'ho un detenuto alla Bibbia che mi aspetta da due ore. Dai, un'altra mezz'ora, per favore. Mezz'ora? Ma se sono tre ore che stiamo qua inutilmente. Ragazzi, in effetti dovrei andare via pure io perché mi sa che Ingrid ha fatto un po'. Sì, ha fatto. Via, senti, ho capito, sta ragazza ti ama, lo vuoi capire, c'hai una santa per le mani. Oh, no, se ne va. Comunque, ragazzi, io mi sono divertito. Io pure. Pensa quando dovrei fare i posti a Ingrid. Ha ragione, ma quando la ritrovo una così? Ma le sai che sono davvero bellissimi? Complimenti. Grazie. Sei la stagista più brava di quest'anno. Sì. Oggi ne ha fatte fuori altre tre e tu sei ancora qua. Benissimo, no? Dobbiamo vestire Gemma Ward, Knowledge Taylor. Meno curve su questo corpetto, please. Questo l'ha già fatto Balenciaga, identico lo scorso anno. Chiami tu? Olimpia. Prova meno Maria Antonietta, più Madonna, metà anni 80. Comunque ci sei al 30%. Fanne altri 10 e magari uno lo metteva in produzione. Oh, da paura, no? Da quando in qua il 30% è da paura? Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. Kids. È un po' messa da parte la letteratura inglese. E io ti ho portato questo. Sono le sue poesie più belle. Si pensa sempre che sia palloso. Invece era un genio totale. Vedrai che ti piacerà. Grazie. Se lo dici tu mi fido. Ah,
Alex, ma che ci fai qui? Ho una sorpresa per te. E dove andiamo? Ti ho detto una sorpresa. Ma dove stiamo andando? Pranzetto a Fregene. Che è sta faccia da furbetto? Niente, perché? Ah, sembra strano. Alex, ma Fregene è di là. Qua stiamo andando all'aeroporto. Eh già. Parigi. No, Alex, che figata, ma non ho neanche le valigie. Guarda dietro. Ma la mia è questa rossa? Sì. Alex, ma sono meravigliosi. Grazie, amore, che bella sorpresa. Piano, piano. Ah no, niente, ma che sono un'informazione in francese. A te. Ma tu non parli francese. Ma chi? Moi? Sì, è tua. Andiamo, va. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. Del quartiere degli amici. Amore, questi giorni a Parigi sono stati troppo belli. E poi questa sorpresa della cena sulla barca, sei stato carinissimo. Anch'io mi sono divertito. E poi era un po' di tempo che non stavamo da soli, no? Vieni con me. Vieni, vieni. Sai, in questi giorni volevo chiederti una cosa. E non riuscivo a dormire la notte perché non trovavo il modo più giusto per chiedertelo. E poi ho deciso. Ho scelto il modo più semplice. Scusa. Scusa? Sì. Scusa. Ma ti voglio sposare. Alex, ma è stupendo! Però non mi hai risposto. Ma certo che ti voglio sposare. Ed eccoci qui, nel giorno più bello della mia vita, con l'uomo che amo, che mi ha appena chiesto di sposarlo. Insomma, come in un sogno. E invece... ho paura! Non ce la faccio. No, non ce la faccio. Pensa positivo. Niki, pensa positivo. Pensa che un giorno avrai dei meravigliosi bambini e sarai finalmente felice e appagata. No, non ce la faccio. Ciao amore, io vado a giocare a tennis. Tanto non ti serve niente, vero? No, no, vai, vai. Ciao. Niki, ma buttati, no. Se poi state male, al limite ti crei una realtà parallela come me. Lo fanno molte donne, sai. In fondo siamo tutti un po'... bisogna saperle portare. Ma io non voglio. Non vorrai fare come me? Chiusa in casa, sola, ad aspettare che lui finisca di tradirti con un'altra. Ricordati, saprai sempre con chi condividere un buon brodino di pollo davanti a un bel film. È il bello dell'essere sposati. Il trucco è ripetere a te stessa che è tutto proprio come te lo immaginavi. L'hai retta a me. Hai fatto benissimo a farci subito dei figli. Così pure se vi lasciate non avrai bisogno di nessun altro per il resto della vita. Calma, amore.
Mamma, papà, è un incubo. Ma no, io mi sono sposata che avevo appena 2 anni più di te. E come vedi, le cose sono andate benissimo. L'unica differenza con voi è che io non ho 20 anni più di mamma. Quindi adesso che lei ce n'ha 40, io non ce n'ho 60. Però non è detto. Chi lo sa? Lo vedi? Lo vedi? Amore, ma lo sai che sei forte? Non lo dico perché sei mio figlio, eh. Sei bravissimo. È un figlio pazzesco. Ecco il mio campione. Ammazza che rovescio che hai messo su, eh. Bravo. Ciao, papà. Dammi un bacio, dai. Che vuoi, Pietro? Sono uno a prendere Lorenzo, lo sai che mi fa piacere ogni tanto. Poi lo sport è importante, è formativo. Ricordatelo, eh. Papà, ma che sto a dire? Sei la prima volta che vieni. Ma che dici? Vatti a fare la doccia, dai. Corri, sbrigati. Senti, Pietro, io non so più come spiegartelo. Se tu non la smetti di assillarmi, io ti denuncio, hai capito? Ma che dici? Ma tu per me sono stalker, lo capisci? Stalker? Ma come pare? Guarda che sei esagerata, eh? Anzi, sai che ti dico? Ma perché non ti trovi un bel analista? No, guarda. No, lo sai che se tu trovi un analista che ti sbroglia la situazione, come minimo gli danno un premio Nobel, come minimo, guarda, che io non ho bisogno dell'analista, eh? Non c'ho proprio bisogno. Che ti sei preso il mio quadro di Schifano? Il tuo quadro? Ma questo è il quadro mio? Ma che cosa stai dicendo, Pietro? Quel quadro è mio, cioè io non ci posso credere. Ma se tu non sapevi neanche chi era Schifano? Che quando hai visto il quadro con la palma ha detto: ma che è sto albero delle banane? E adesso lo so. E so anche chi sei. Amore, dai, ti prego, cerchiamo di ragionare, eh. Sapessi quanto ho ragionato, Pietro. Si pensa che il fallimento della coppia sia il fallimento delle singole persone, ma non è così. È la mancanza di coraggio. Provoca danni ancora più gravi. Basta con le coppie che mascherano i loro problemi comprando ossessivamente televisori enormi e qualsiasi altro prodotto che serva a riempire i buchi del loro rapporto. Amore, che succede? Niente, è caro di là e aprivo questo aspirapolvere. L'ho pagato pure un sacco di soldi e improvvisamente ho capito che ci manca. Oddio, che cosa ci manca? Ancora, siamo pieni di roba, che ci manca? Avanti, andiamo a vedere che ci manca. Forza, andiamo a vedere. Guarda qua, schermo a plasma, lettore DVD, lettore MP3, proiettore Dolby Surround, per non parlare di questa stanza. Guarda, 2 forni, 1, 2, forno a microonde, impastatrice, eppure questo cazzo di coltello elettrico, che ci manca? Si può sapere ancora, che ci manca? Non mi hai fatto finire di parlare, Flavio. Non è vero che abbiamo tutto. Ci mancano le cose più importanti. La voglia di stare insieme. Di raccontarci veramente quello che ci succede. Flavio, ci manca l'amore. Mamma, papà, mi sposo! No, così gli piglia un colpo. Devo essere più calma, più riflessiva. E quindi ho deciso di sposarmi. No, troppo freddo! Discorsivo invece. Guarda papà, che non è più come una volta. Molti esami di lettere ormai sono equiparati a quelli di filosofia. Ah, mi sposo con Alex. Ah, ho deciso di sposarmi. No, non va. Ok, sono arrivate. Forza, Niki. Ciao mamma. Oh Alex, entra finalmente. Roberto, è troppo figa questa idea del pasta party. Piace, eh? Dovremmo farla tutte le settimane. Tu sei venuto qua? Mm-hmm. Senti, ma secondo te che cosa ci vorrà dire Niki? Ah, boh, non lo so. Guardate chi è arrivato! Oh, Alex, finalmente! Ciao, finalmente con noi! Ciao, Alex! Ciao! Che ci fa Leonora qui? Beh, era molto curiosa e poi lo sai che in fondo non ti ancora qualche speranza, no? Ah, un po' tardi. La sentite, l'India? Buona! Ma quindi ci sei stato? 6 mesi. È lì che ho imparato a fare questa pasta con le verdure saltate, curry e zafferano. Ah papà, ma non era perché eri fidanzato con la figlia del Santone? Certo, aveva una bellissima anima e anche un grande corpo. E meno male che siete tanto allegri. Ma continuerete ancora a ridere adesso? Vediamo un po'. Devo dirvi una cosa. Io e Alex ci sposiamo. Amore, guarda in alto. Non dite niente? E certo che ti diciamo qualcosa. Ci vedi un po' così stupidi perché non ci hai mai detto niente di queste tue intenzioni, ma siamo felici perché vogliamo bene ad Alex. E vero Roberto, di qualcosa? Certo. È finita l'acqua. Vado a prendere di là. Lo vado ad assistere. Niki, sono felicissima. È bellissimo, Niki. Che prendi? Vodka, direi, no? Anche per me, doppia.
Sotto. Sotto. Oh, auguri! E allora... Bravo, bravissimo. Grazie. Speriamo che sia la volta buona. Speriamo, no? Senti, sai quanto ci tengo che tu faccia il corso prematrimoniale? Sì, 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 ho capito, però lasciami qua, c'è una stacchia così. E ora, dato che ci sarà un matrimonio, potremo finalmente conoscere questa fantomatica Nikki e i suoi genitori. Sì, certo, organizziamo una cena una di queste sere, no? E allora perché non in campagna per un weekend? Ah, mi sembra una buona idea. Perché no? Amore, non sai come l'hanno presa bene? Ma pure mia madre, poi, dopo tutte quelle scenate che ha fatto sulla differenza d'età. E da te com'è andata? Bene, è stato pazzesco. Soprattutto mio padre era il più entusiasta. Ma perché? Perché? Oddio, Roberto, perché si amano? Ho capito, ma che bisogno c'è di sposarsi? È piccola. E prima dovrebbe andare via da casa, andare a convivere, così si rendono conto di quello che li aspetta, che tanto oggi si separano tutti. A parte il fatto che praticamente già convivono, e poi non è vero, ci sono un sacco di matrimoni che funzionano. Tipo? Tipo... tipo noi! Oh, io e Cristina ci siamo lasciati. Ma come vi siete lasciati così, su due piedi? E che dovevamo fare, una tavola rotonda? Ci siamo lasciati insieme. Vabbè, aspetta, riflettiamo. Adesso voglio godermela la vita, amico mio. Basta fare il monaco di clausura. Ho capito, però parliamone un attimo. Tanto ne avremo di tempo per parlarne. Ho pensato di venire a stare qua. Ah, certo. Posso, no? Me l'hai sempre detto tu che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Sì, sì. Ovvio. Questo è uno di quei momenti. Buongiorno. Buongiorno, lei è quella del papà. La colomba, anche lei aveva tanto, tanto bisogno. Non sa come bacia, c'ha la lingua in mano, sciarpetta le fendi. Io sono Flavio. Ciao, Sara. Ciao. Un caffè? Sì, io mi sono lasciato con mia moglie. Mi dispiace. C'è più privacy? Benvenuti a questa prima seduta del corso prematrimoniale. Quante belle facce, quanto... amore scorre fra di voi. Allora, il matrimonio davanti a Dio è un sacramento che vi vincola l'un l'altro per l'eternità. Scioglierlo significa cadere in tremendo peccato. E di qui subito la prima domanda. Siete sicuri? Se ci sta qualcuno di voi che ha dei dubbi, oppure sente che lo sta facendo anche solo per convenzione sociale, o per qualsiasi altro motivo, non abbia paura, vada via di qua e il Signore capirà. Arrivederci. Sempre si è lodato. Amore, ma come sei elegante. Ti piaccio? Moltissimo. Wow, che bello. Siediti. Ti ho preso American Gangster, che era tanto che volevi vederlo. Grande. Ti ho fatto anche il tuo piatto preferito, il filetto al pepe verde, le patate novelle, questi piccoli antipasti e ho preso anche il franciacorta. Amore, grazie, che carina che sei. E ho un ritardo di 3 settimane. Posso prendere un po' di franciacorta? Certo. Un attimo di silenzio, per favore! Tutti! Tanti auguri ad Alex! E tra poco, da unico dei suoi amici non sposato, diventerà l'unico sposato non separato. Ciao, grazie. Ma come te va? Grazie dell'incoraggiamento. Realmente sei riuscito a toglierti l'angoscia, finché morte non vi separi. Ma tu pensa quando ci avrai figli. Un incubo. Ma non è vero, le prime pappette, le prime volte che ti mangia, i primi vomitivi sulla spalla, sono cose uniche. No, schifo. Pensa al nome, quando sceglierai il nome. Stai sempre a litigare. Enrico, ci tengo, per favore. No, Pietro. No, basta, vi prego, basta. Cioè, ancora mi devo sposare, mi parlate di pappette, dei vomitini, di nomi. Mi fate venire l'ansia. No. Io ho fatto il primo passo importante, ho fatto una scelta. Oh, ecco, bravo, hai fatto una scelta. Però ricordati che il matrimonio è l'unica guerra in cui tu dormi col nemico. Ecco, guarda, guarda che fine ha fatto. Sei la donna più bella che abbia mai visto in vita mia, lo sai? Guarda come si è ridotto e guarda come sto io.
Sì, ma la tua non è stata una scelta consapevole, Pietro. Se non ti fermavo io, pure il giorno del tuo matrimonio tradivi Susanna. Ma che c'entra entrare in questi piccoli dettagli? No, ma scusa, siamo una festa, ci dobbiamo divertire. Dammi un bacio così mi riscaldi le labbra. Ma un bacio, no, dagliela a loro. Forse questo. A me sembra singola la striscia. È doppia. Boh, sicura? Senti, abbiamo fatto 6 test, sono tutti quanti positivi. Ok. Va bene, l'importante è non panicare. Abbiamo tempo per decidere, giusto? Amore, l'importante è per adesso tu non lo dire a nessuno, neanche alle tue amiche, ok? Amore, tu devi stare tranquilla, ok? Tranquilla. Ma io sono tranquilla, anzi sono tranquillissima, io sto proprio bene. Amore, scusami, era da vomitare. Oh, ecco il nostro Lady Lover. Buongiorno, eh? Beh, non hai capito. Da paura! Ci ho parlato per ore. Ore, eh? Sì, è intelligentissima, sensibile. Poi non sai come abbiamo fatto l'amore. Te lo giuro, Pietro, una furia. Te credo, quello che mi è costata. Che vuoi dire? 200 euro l'ora. Perché, scusa, non mi dici che non hai capito che era una... Sì, qualcosa avevo intuito, sì. Qualcosa hai intuito? Oh, questo considero il regalo di compleanno e Natale, eh? Vabbè, ci vediamo più tardi. Non vedi sti belli? Oh, ma lo sai che più passa il tempo e più Alex mi sta simpatico? Il tuo improvviso disinteresse mi spaventa. Ok, ragazzi, devo farvi un discorsetto. Voi avete una personalità molto forte. Ce la farete a metterla da parte per me per una volta? Palazzi occupati, gruppi punk, anfibi, niente di tutto ciò. Va bene? Va bene, visto che ce l'hai chiesto, ci proveremo. Ma questo significa rinnegare la nostra esistenza, però. Già, ti vergogni di noi? No. Gatto matto, gira sul tetto. Gatto matto guarda tutti con sospetto dall'alto. Controlla ogni strano movimento. Il gatto matto sta fuori, il gatto matto sta dentro. Ma è curioso e lui lo sa. Controlla tutta la città. Ma da questa sera... Limonata. E tu niente romanaccio, capito? Oh, manco stessimo dagli agnelli. Ci siamo quasi. Ben arrivati. Eccolo. Ah. Avete fatto un buon viaggio? Sì, grazie. Mi siete fatti sta monolocale? Una casa di famiglia. Ciao. Allora, Dito vi accompagna nelle vostre stanze. Poi ci vediamo in giardino per un aperitivo, va bene? Ok. Ciao. Stai tranquilla, andrà tutto benissimo. Beh, speriamo. I cannoni dove li ho messi? Dopo le presentazioni, per le 21, ci sarà una cena a base di capriolo, cacciato naturalmente da dottor Belli. Prego, questa è la stanza per la signorina Nicky e il signorino Matteo. Prego. Scusi, ma... lei ha detto che si chiama Dito? Sì. Nome filippino? No, sono dell'Argentario. Certo. Oh. Ma ti pare che io non dormo con Alex? Dai, non te la prendere. Magari mi leggerei cioè come quando eravamo piccoli, no? Sì, vabbè. Queste cose non funzionano mai. Pronto? Enrico? Io andrei. Ah, ma perché non rimani, scusa? Sto più tranquillo se ci sei. Così quando Ingrid si sveglia ti trova qui e magari comincia a riconoscerti come volto più familiare, no? Sai che possiamo fare? Ci possiamo vedere un bel film. Guarda, ce l'ho tanti. La mia passione. Questo, vabbè, forse questo non lo conosci, è roba francese. Quando una donna cambia taglio di capelli... Vuol dire che stai per cambiare uomo. Lo conosci? Sì, questo è uno dei miei film preferiti. Poi io piango ogni volta che lo vedo. Anch'io. Ah, eccoli che arrivano. Deve essere lei la nostra Nicky. Bene arrivata. No, grazie per il complimento, ma io sono Simona Cavalli, la mamma di Nicky. Ah, ma vedo che anche lei ha bruciato le tappe. Ha sposato un uomo molto più grande di lei. Veramente siamo molto coetanei. Ah, sì? Comunque, noi siamo le sorelle di Alex. Margherita. Roberto. Piacere. Accomodiamoci, prego. Ah, eccovi. Vi siete già presentati? Sì. Loro sono i mariti delle mie sorelle. È la prima volta che un incidente, invece che danni, produce felicità. Lei è la nostra adorata Ede. Sì. Praticamente il quarto figlio di papà. Lei ci porterà a caccia domattina. Ah, benissimo. Sono un cacciatore esperto, io. Sì, benissimo. Sì. Brava. Ah, ecco Nicky. Ti presento mio padre. Oh, Nicky. ciao Nicky, finalmente ci conosciamo. Mia madre? Cara Nicky, eravamo curiosissimi. Ma
Ascanio, piacere, il marito di Claudia. Guardate chi è arrivata. Lei è Leonora, una vecchia amica di famiglia. Oh, tu devi essere Nicky. No, sono io Nicky. Ah, vieni con noi al nostro tavolo. Sta guardando il mio tatuaggio. Bello, eh? Cinese. Dragone inviolabile. Che carino. Sono un grande appassionato io. Guardi questo. Roberto Simona. Ah, romantico. Beh, io andrei a cena. Ho una fame pazzesca. Ce l'ha pure un altro, lo sa? Sì. Eh sì, è perché poi riportano sfiga, vero papà? Faglielo vedere. Questo però sta più sotto. Qua. No, 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 grazie, grazie. Ci credo, sarà bellissimo. Peccato. Ma che c'hai? Perché c'ho? Guarda come mi hai fatto vestire. Beh? Beh, mi sento ridicola. Ma se sei bellissima, è piantala, va, fatti un altro ciottino, così ci pensi. Senti, Susi, io ho ancora bisogno di tempo, è troppo presto. Lo so io di che c'hai bisogno te. Allora, finché sei amica mia, chiusa a casa a deprimerti, non ci stai, va bene? Ti fidi di me? No. Senti, io ho le migranie, la tachicardia. Mi sta venendo l'ansia. Ma quale ansia? Ma ci facciamo due risate. No, guarda che sono simpaticissimi, Tobia è il mio maestro di kickboxing. Davide è un suo amico, lavora nel campo immobiliare. Ci facciamo una bella serata, Ma mica deve succedere qualcosa, scusa, Ti fidi di me? No. Io credo che ancora oggi il matrimonio sia l'unico fondamento valido per chi vuole formare una famiglia. Ma dai, papà, non è proprio l'unico. Io credo di sì, invece. Lei cosa ne pensa, Roberto? Ma guardi, la mia esperienza personale mi ha dimostrato che tutto è possibile. Io e Simona, per esempio, ci siamo sposati che Nicky aveva già 3 anni. La famiglia già da mucca era fondata. Quindi questa cosa del matrimonio non è che... No? Immagino che per lei, Simona, non sia stato facile, così giovane, tirare avanti una carriera, una figlia. No, non è stato neanche difficile perché Nicky ha sempre avuto un buon carattere. Quindi sono riuscita a finire l'università, a lavorare, poi l'abbiamo sempre portata con noi in viaggio, ai nostri concerti. Non abbiamo mai avuto un problema. Ah, concerti. E che musica facevate? E noi... Facevamo musica da camera, i solisti malinconici. Ed è stato lì proprio che Nicky ha ereditato la mia passione per il clavicembalo. Brava, bene. Il clavicembalo? Sì. Lo fai il motorino a 14 anni? Sì. Sì, quanti concerti di clavicembalo nella nostra infanzia, vero Nicky? Già. Eccoli, guarda, eccoli. Oddio che già arrivano. Aspettila. Guarda, guarda che carini. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, Davide, piacere. Ciao, piacere, Cristina. Ti dico solo che Davide non ci credeva che eri te, Cristina. Ah. Dice che di solito quando gli propongo un'amica è sempre una cozza. Vabbè, dai, prendete qualcosa da Ma che sto facendo? Grazie. Ma dove mi sono cacciata? Ci vogliamo sedere? Certo. Sì. Andiamo. Hai visto? Che ti avevo detto? Cominciamo bene. Sì, non voglio immaginare la fine. Senti, hai visto che sono stata brava alla lezione l'altro giorno? Bravissima! Vero, visto che caccia? Mi ha detto Susanna che ti occupi di immobiliare. Invece a me non avevano detto che hai degli occhi così belli. Non ci posso credere. È proprio un bel ragazzo. Ma non è che va a finire che mi piace. Il problema è che non ci sono più i valori di una volta. Perché la società non impone più regole ai giovani. Regole tipo? Orari, ruoli. Non è detto che tutto sia lecito. Giusto? Ma... No, ma in che senso, scusa? No, dicevo, sarei molto d'accordo. Quando ho conosciuto Simone aveva i capelli fucsia. Viveva con un gruppo di punk a Londra in un palazzo occupato. Non aveva regole di nessun tipo, eppure esattamente 9 mesi dopo ha messo al mondo Nicky e si è rivelata un'ottima madre. Quindi non ha detto, non si sa. Una punk? E il clavicembalo? Il clavicembalo... È arrivato dopo, nella fase della maturità. Sì, quando era l'alternativa. Prima era punk, e si alternava un po' punk, un po' cembalo. E adesso però è completamente punk. Completamente clavicembalo. Dito d'acqua. Forse uno avrà fatto una mezza risata, tutti gli altri seri. Un giudizio su tutto, un'etichetta per ogni cosa. Ma che valori hanno? Ma chi si credono di essere? Ma
Te l'ho detto io che è troppo presto per sposarsi. Che c'entra? Non c'entra, ma l'idea che Nicky si sposa mi fa diventare pazzo. Fortuna che li vedremo una volta l'anno. Se ci va bene, una volta all'anno. Giovanni, dobbiamo essere pazienti. Nicky comunque è molto carina. Sì, come compagna di scuola di nostra figlia è carina. Ma perché tutta sta polemica? A me in fondo stanno simpatici. Simpatici? Simpatici. La storia del clavicembalo, per esempio, a me ha fatto ridere. Che fatica. È un disastro, Alex. Lo so, però vedrai che domani andrà meglio. Comunque è assurdo che devo dormire con mio fratello. Lo so. Ah, siete voi. Alex, meno male che siamo vicini. Così se allora ti faccio gli incubi, vengo da te come facevamo una volta. Buonanotte. Buonanotte. Guarda che ci abbiamo 10 anni, Li faccio venire io gli incubi a quella stanotte. Dai. Io veramente ero venuto per chiederti se volevi dormire insieme a me. E la mammina non si arrabbierà? No, mi ha dato il permesso. Ma non ci posso credere, cioè per una volta che uno ti convince a uscire, te lo porti a festa la ragazzina. Perché scusa, uno non può uscire con una bambina. E vedi quelle? Cioè sono quelle là, sono quelle. Sorridete? Ciao, a belli! Salutate, sorridenti, Positivi, Ciao. 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 Ciao, Pier. Ciao, Floriana. Ciao, Flo. Ciao. Ci sediamo, ragazzi? Ciao. Ah. Eccoci tutti insieme. Cioè, sto posto è da paura, Pie. Roma è papà, meglio città, Sì, hai visto il bel panorama che c'è sta, Oddio, se vede pure il castello con l'angioletto. È Castel Sant'Angelo, quello della Tosca. Ammazza, cioè i sordi c'ha sta Tosca. Ma chi è, un'amica tua, Fla? Ma quale amica sua? È Tosca la cantante. Mica ce la facevo però che avevano venuto tutti qui i dischi, Bella pupa di casa, posso? No, sto dormendo, ma dai, per favore. Quanto c'ha? 10 mesi. Scusami. Piccole! E dai, Oh, è mica se rompe. No, però mi sono rotto io, scusa. Scusate, ragazzi, io me ne vado. Vabbè. Oh, ma che c'ha, amico vostro? Mazza come pia d'acido. Scusa, un secondo solo. Scusa, un attimo, poi ordiniamo, Ma come sono strani questi, Ma non siamo capitati, che gli abbiamo fatto? Questi sono subnormali. Che gli dico? Ma che gli devi dire? Dai, c'è pure Floriana, quella ha fatto il grande fratello. Appunto, Floriana è il grande fratello, che gli dico? Scusa, hai detto tu che non volevi più pagare, no? Questo passa al convento. Dai, ottimismo, positività. Dai, ottimismo. Eccoci qua. Pier, ma sai che sto giubbino è proprio una fissa? Sì. Mo te regalo pure un par di Ray-Ban, così manco Tom Cruise che sta dietro, No, siamo due Top Gun, le impalliniamo a tutte e tre. Ma lo sai, Flore, che sei diversa dalla televisione? Sei più sofisticata. Sono più bella, più sei bella. Più bella. Direi che non ci sono dubbi, è proprio lì. Ma siamo sicuri? Sì. Scusi, non è che me lo indica bene con la mano, dottore? Te lo confermo, Diletta è incinta. E che dobbiamo fare? Ma, rimanere tranquilli, non dovete aver paura. Del resto avete tempo per pensarci. Scusi, quanto tempo? Circa 3 settimane. Allora, 3 settimane sono 21 giorni. 21 per 24 sono 504 ore. Un po' di tempo c'è. Ecco dunque, Roberto, vi affidiamo il nostro cane migliore. È femmina, si chiama Heather. Abbia cura di lei. Bella, Heather, bella. A sinistra il cane, a sinistra. Giusto. Sì, ma ha la sicura il fucile, sì? Assolutamente. Tira, Allora, vada. Da tanto. Da così però, Eder. Ci tua. Cioè, ma vi rendete conto che non sono potuta andare al vernissage perché ero talmente stressata da quanti piatti avevo da lavare? No, guarda, a Gwendoline niente più giovedì off. Ele, tesoro, non ti sei persa nulla, la solita festa. Jean, che fortuna che hai. Ehi, Nicky, ma quando torni? Non riesco a studiare. Non ci posso credere. Stavo leggendo il tuo libro. Chi era? No, nessuno, amici.
Buona, Eder. Buona, che adesso arrivano. Come va? Benissimo, sto andando alla grande. Vedo, ma se non lo sciogli è un po' difficile che ti possa scovare un cinghiale. Cinghiale? Mm-hmm. Certo, se sbaglia. No, è che io gli tengo sempre un po' la corda per motivarli. Sì, sì. Cazzo sto di... Eder, oh, adesso ti sciolgo, eh? Ma stai vicino, ok? Vai! No! Eder, Eder! Oh! Eder! 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 Cinghiale! Ma sicuro? Dio, Eder. Ma che mi hai preso il cane? No, è partita la sicura. La sicura. Buonasera. Carissime. You look great. Oh, Simone. Ma ci siamo ricordati di mandare le foto di testino? Sì, l'abbiamo fatto prima di uscire, non ti ricordi? Hai ragione. Guarda, per una volta puoi anche rilassarti. È una festa. Dai, vado a prenderti da bere. Olli? Ciao. Sì. Ti ricordi di me? No? Ho fatto il servizio fotografico alla vostra ultima serata. Ah, mi ricordo. Ciao, come stai? Benissimo. Ti va di ballare? No, grazie. Come puoi? Sai che ti dico, Simone? Hai ragione tu. In fondo è una festa. Grazie. Ripensato. Ma che cosa stai dicendo? Ma stai zitto. Sì, certo. Comunque loro si sono proprio regolati. È stato un continuo commento asino. Sì, e se tuo padre non faceva finta di saper cacciare, non sparava Eder, eravamo tutti più felici. Vabbè, ma è sopravvissuta, no? E comunque, se Eleonora non si comportava come se a sposarsi fosse lei, sarei stata più contenta io, che dici? Ma che c'entra? Eleonora è un'amica d'infanzia, che c'entra? Sì, è un'amica d'infanzia che ti sbava dietro, fidati. Sì. Che fai? Scrivi a Claudio o a Ricky? Cosa? Veramente sono io a dover essere preoccupato, visto che hanno una marea di amici che frequenti dei quali io non so neanche l'esistenza. Mi hai aperto la posta? Io? No. Dillo che me l'hai aperta. T'ho detto io no. E allora come fai a sapere di Ricky e Claudio? Vabbè, mi è caduto l'occhio, va bene? Non ti permettere mai più, è chiaro? Senti, se non vuoi che ti apro la posta, la prossima volta chiudila, hai capito? Capito. Quindi, è l'unità tra di voi la cosa più importante. Mi spiego? Comunque, io me l'aspettavo, E così sia. Olli, dove vai? Ci prendiamo almeno un cappuccino. No, mi dispiace, devo scappare. Eddie ti ha messo proprio sotto, Già. Il numero me l'hai lasciato? Sì, certo, mi chiami tu. Ok, ciao. Ciao. Olli. Tu che ci fai qua? Io ci abito. Non lo sapevo. Dai, siamo in ritardo. Comunque c'ha la maglietta rovescia. Ehi, Niki! Siamo qui! E Stefani Silton chi sono? Le sorelle di Alex. Avevo un appuntamento con loro. Comunque, quando sei stanca di tutta questa roba, c'è un invito alla distrazione sempre valido, ok? Abbiamo un sacco di idee carine per il matrimonio. Sarà una sposa bellissima. Andiamo!
Per la lista di nozze abbiamo pensato a Tiffany. E lo so, magari adesso è un gusto che non ti appartiene, ma vedrai che con il tempo imparerai ad apprezzarlo. E per il catering andrai sparata sul bolognese. Dobbiamo decidere subito se far arrivare i fiori dall'Olanda. E poi dobbiamo parlare bene di date, di location. Tu che mi dici? Sì, sì. Io credo che questo sia meglio, neoclassico, chic. Scusate, ma non lo so. Ma allora questo? Scusate? Sì. Io pensavo a questi. Li ho disegnati la mia amica, disegnati la mia amica Holly. Ah, carini. Magari per la festa di compleanno di vostra figlia, appena ne avrete una. I randini li sposterei qui. No, assolutamente Flavia e Romano non possono essere vicini a Selva. Beh, io non conosco nessuna di queste persone, quindi fate un po' come volete. Possiamo spostarci da questa parte per dare un'occhiata alle bomboniere? Sì, c'è da scegliere fra il sacchetto di lino o il fiocco taffeta con crochet. Ma ti prego, Claudia, taffeta tutta la vita. Amore, allora? Alex, visto che sto sposando te e non le tue sorelle, sarebbe fantastico se partecipassi, che so, alla scelta delle bomboniere, per esempio. Amore, sì, aspettami lì. Sto arrivando, eh. Scusate, le bomboniere vorrei sceglierle da sola. Va bene, ma certo. Ah, ecco, adesso siamo in ritardo, però provo male pure. Perché? Per le liste di nozze, quelle mica aspettano. No, Buonasera. Salve, lei è Alessandro Belli? Sì, dove sono? Sono andate via, la sua ragazza, Nikki, però mi ha chiesto di mostrare la bomboniera che ha scelto. Ah. È questa, vero? Ma... Amore, è bellissima, hai ragione. Vero? Porta bene. Grazie, amore, per tutto l'aiuto. Prego. È molto carino. Sì, molto. Ciao. Ciao. Oh, ma ciao, tesoro. Ele ha la più pazzesca sala da trucco della città. Ecco il primo look. Pronta, amici? Smile, sposa felice. Amore, vuoi fare tutto con più calma. È il tuo matrimonio. Ma ti pare che ti guavi il vestito della sposa e non ci chiami? Scusate, è che sono incasinatissima. Ce ne siamo accorte, sei sparito da 3 settimane. Loro sono le sorelle di Alex. Ciao. Ah, ma allora siete voi che ce l'avete tenuta prigioniera. Oh, ma mica ti sposi nell'Ottocento. Beh, effettivamente forse servirebbe qualcosa di più soft. Soft? Esatto, soft. Tranquilla, ci penso io. Pessimo gusto. Ma sarà libera di scegliere il suo vestito da sposa? Ah, scusa, se preferiamo un abito firmato a... Come si chiama questa stilista? È una designer newyorkese che si firma solo con il colore rosso. Ah, ecco appunto, anonima Bordeaux. Ma smettetela di fare le snob, perché qua, quelle con il gusto da morte viventi, siete voi. Holly, non fare le solite scene da isterica. Isterica? Guarda, io sono qua solo per difenderti da quelle iene. Carina. E molto educata. Abbi un po' di rispetto, sono più grandi di te. Ma rispetto di che? Da quando hai deciso di sposarti, non fai altro che pensare a te stessa. La mia vita fa schifo, non ho un uomo, al lavoro mi massacrano, ti chiamo da 3 settimane e continuamente mi attacchi. Guarda che noi, se non te ne fossi accorta, siamo qua per te. Analista, tesoro. Ma chi ce l'ha fatto fare? Oh, questa con la manica rossa mi piace di più, vedi? Perfetto. Questa qui invece... Bene, bene, andiamo. Ok, io non ce la faccio più. Ciao, Nikki. Alex, io toglierei il disturbo? Sì, grazie. Nikki, che succede? Succede che sento più le tue sorelle di te. Ho litigato con tutte le mie migliori amiche e sono distrutta. E questo perché cosa? Per dei bicchieri di cristallo di Bohemia, il catering del bolognese, degli inviti tristissimi e un abito da sposa che manco mi nonna. Sì, ma non ti costringe mica nessuno, eh? Non è vero, mi costringono loro. E tu, come al solito, sei succube della tua famiglia. Quanto sei bella quando ti incazzi. Beh, allora adesso devo essere una strafiga perché sono incazzata nera. Vabbè, capisco che sei stanca, però adesso stai un po' esagerando, eh. Sembri una bambina che fa i capricci. E tu sembri già lo stereotipo del marito che lavora troppo e non si accorge di che succede intorno. Vieni qua. Secondo me hai bisogno di staccare un po'. Lo sai che facciamo?
Io e te stasera ce ne andiamo al mare. Ci mangiamo un pesce, una bottiglia di champagne a testa e passa la paura. Va bene? Tu non sai come mi sento. Amore, lo so benissimo. Solo che io adesso purtroppo devo lavorare. Dobbiamo finire la campagna Telecom, ma siamo già molto in ritardo. Sono mezzi casini. Sai che facciamo? Ne parliamo stasera. Adesso. Allora, come vi sembra? Ci piace molto. Ecco, sì, architetto, noi avevamo pensato che la nicchia per la televisione ci piacerebbe proprio qui in salotto. Dicono che in camera da letto distrugge i rapporti, ne sa com'è, vorremmo evitare. Sì. Guardate, se per questo li distrugge comunque i rapporti. E ve lo distruggerà comunque. Voi mi guardate così, ma è la verità. Il rapporto di coppia è un malato che aspetta di diventare terminale, punto. Il bagno va bene? Sì. Scusate un attimo. Ho capito che sono borse, ma voi non le potete chiamare dolce babbana. La cosa è delicata. Scusate. Pronto, Flavio? Come va? Mi sento male, credo di avere un attacco di panico. Un attacco di panico? Ma dove sei? Sono con dei clienti. Ma c'ho la tachicardia, respiro male. Lo so, è una cosa normale, sei appena separato, che ci vuoi fare? Sta traducendo i problemi dell'amico mio? Scusi. Ma che faccio io? Non ti preoccupare, ce l'ho io il rimedio. Ciao. Scusate, voi che vi ridete? Ma perché, in Oriente non si soffre per amore? Amore, sta scendendo. No, amore, perdonami, ma stasera non posso, la cena salta. Cioè? Cioè, quelli di Telecom vogliono vedermi a Milano. Non lo so, è assurdo. Ma è solo per un giorno, però, eh? Come l'ha presa, Alex? Benissimo, direi. Non ci posso credere. È assurdo. Per colpa sua ho anche litigato con le mie amiche. Buongiorno. Allora ce l'abbiamo fatta a prendere la maturità, eh? Fosse stato solo per me, quattro ragazzi che si fanno chiamare onde le avrei bocciate in tronco. Ma che è onde? Ma che siamo all'asilo? E voi sareste pronte per la vita? Ma lasciamo perdere, va. Tu, come ti chiami? Renato. Soprannome? Fantasmino. Bocciato, nella vita proprio. Ottimo insegnante. Oddio, se tutto questo un giorno finisse, se non fossimo più amiche, non dirle neanche per scherzo. Ragazze, la nostra amicizia non avrà mai fine. Giuratemelo. Sì, certo. Non c'è niente da fare. Il destino a volte sembra farlo apposta. Pensa che ero sicuro che non avresti neanche risposto. Nicky, basta con questa faccia. Sei insopportabile. Lo sai cosa bisogna fare in questi casi? Niente. Cioè, stacca la testa e non parliamo di niente. Facciamo finta che non vivi a Roma, che non hai alcun motivo per avere questa faccia da funerale e sai che cosa? Neanche ti chiami Nicky. E come mi chiamo? Libera. E non hai alcun motivo di cui preoccuparti. Ti fidi di me? Libera. Mi piace Libera. Wow. È il cimitero protestante. Pensa che ai tempi del liceo venivo sempre qui, quando facevo sega a scuola. Vieni, dai, ti devo fare vedere assolutamente una cosa. No, non pensavo fosse sepolto qui. Qui giace un uomo il cui nome fu scritto sull'acqua. Kids. Se il tuo caro nome fu scritto sull'acqua, ogni goccia è caduta dal volto di chi ti piange. Cavolo, è bellissimo. Pensa che più là c'è anche la tomba di Shelley. Oddio, non ci posso credere, c'è ancora. Pensa che quella donna è impazzita per una delusione d'amore ed è venuta a vivere in questo cimitero. E meno male che mi dovevi tirare sul morale. Vabbè, adesso strizza, andiamo via, dai. La leggenda dice che è venuta qui perché voleva essere vicina ai poeti romantici, gli unici in grado di poter capire la sua sofferenza. Bellissima questa leggenda d'amore. Chissà se è vera. Forse sì. Hai ancora paura? Un po'. Ma che c'è lì, Guido? Ah!
Tranquilla, Niki, è legato. E Libera come sta? Si diverte? Moltissimo. Pensa che mio padre si è sposato 3 volte e ogni volta si è scolato 2 bottiglie di whisky prima di dire sì. Però ogni volta ce l'ha fatta. Sì, ma il suo segreto è che nel cassetto tiene sempre 1 bottiglia di scorta. Sai quando ti sembra che tutto quello in cui credevi si trasforma in pochissimo tempo? E dici, ma cazzo, quello ero io. Esatto, quella ero io. E quella che si sente come se le fosse passato sopra un treno, chi è? Secondo me, la stessa bellissima persona. Scusami, non devo andare a casa. È un po' negato, però almeno ci provo. Alla peggio, se non riuscirei a calmarlo, ti regalerò un bel paio di tette da uomo. Lo sai che ne fanno per i padri single? Guarda che non sarei male con un bel paio di tettoni, ti immagini? Ma ci pensi che fra qualche mese quelli potremmo essere noi? Mi sembra così assurdo. A chi lo dici? No, no, scusa, amore, stavo scherzando. No, c'è Jacopo e James. Ti dispiace se mi faccio due tiri con loro? Ma no, amore, figurati, vai. Sicuro? Vai. Ecco, va a giocare a pallone. E mancano solo 2 settimane. Dottore, le dico che lei mi ha già aperto la testa. Sento che sto capendo tutto. Ne sono proprio sicuro. Devo ringraziare il mio amico Pietro per avermi mandato qui. Immagino quanto sia riflessivo il percorso che sta facendo mia moglie. La conosco e non ce la vedo proprio buttarsi a letto con il primo che capita. Sarà lì a scervellarsi, a capire i motivi, il perché. Ne sono convinto. E invece ti sbagli, caro mio. Che bello sentirsi donna, desiderata. Non pensare a niente e lasciarsi andare. Amore? Niki? La campagna Impresa Semplice è stato un successone, eh? Niki? Niki? Caro Alex, sono passati mesi da quando abbiamo deciso di sposarci. E mi rendo conto di non provare quello che dovrei, ma solo un grande vuoto dentro. Ma come un grande vuoto dentro? Mi dispiace, ma credo di essermi tuffata troppo presto in una cosa più grande di me. Sai qual è il mio problema? Che sono troppo romantica. Avrei voluto che in queste settimane così difficili tu mi fossi venuto a salvare, come un principe azzurro, scendendo da una moto. Da una moto? Dicendomi, d'ora in poi ci penso io a te. E poi speravo che mi avresti portato via da qui, da tutte queste inutili formalità. Mi dispiace, voglio stare un po' da sola. Cerca di capire. Ho bisogno di tempo e non so di quanto. Niki. Ah, sei tu. Mi aspettavo Erico e Diletta per il nostro pasta party. Ti devo parlare. Dai, sono pronta a sentire le tue scuse. Non mi sposo più. Che cosa? Ma t'ha detto proprio così. Non mi potevi far fare un giro in moto? Proprio così. Vabbè, ma che sei un pretesto, dai, t'ha voluto umiliare. È stata una mazzata a ciel sereno. Un fulmine. Vabbè, eri uguale. Vabbè, se dice così, mica. E poi mi ha detto, io sono troppo romantica. Cioè, fammi capire, questa ti ha fatto una lezione di romanticismo a te, cioè, dopo tutto quello che hai fatto, Parigi, la scritta, guarda che le donne più gli dai, più pretendono. Mannaggia, Alex, ma quanto mi dispiace, ma che si può fare? Che ne so che si può fare, non lo so, non lo so. Oh, Alex, com'è da ste parti? L'ha lasciato. Ti ha lasciato? M'ha lasciato. Eh sì, dice che è finita perché non gli ha fatto fare un giro in moto. Un giro in moto? Beh, per così poco potevi farglielo fare un giro, infatti, no? Infatti è quello che gli ho detto pure io, però. Sì, ma non è solo per quello, ragazzi, c'è altro. Ho la fobia della moto, va bene? Sono caduto quando ero piccolo, quando stavo dietro a mio padre. Ho un trauma. Basta, chiuso il discorso.
Dimmi una cosa, c'era pure la lettera? C'era. La ridai? Sta lettera è il sigillo, eh? È l'emblema della fine. Grazie, Pietro. Grazie. La lettera. È la lettera. Incredibile, Nick, non me lo sarei mai aspettato. Che coraggio. Ma sei sicura? È sempre difficile quando ci si trova davanti a una scelta. Ehi, Nicky, mi dispiace, ma prenditi i tuoi tempi, ti stiamo vicino a noi. Non è vero, ragazze? Ma sì, certo. Scusate se vi ho trascurate. Ma figurati, Nicky, ora basta. Vogliamo far vedere a tutti di che reazioni sono capaci le onde. Non ti sposi più, e allora? Io flirto con il mio professore e mi vedo con altri due ragazzi, ma viva la vita! Comunque è incredibile, oh. Vero? Pazzesco. Non ci posso credere. Io sono senza parole. Io pure. Oh, è la prima volta che riesco a lasciare da sola Ingrid con la babysitter. Ma che stai a dire? Sto parlando di lui, non vedi come sta? Ah, già, è vero. Coraggio. Ma che fa? Dorme? Ragazzi, posso rimanere qua per un po'? Non ce la faccio a tornare a casa. Alex, ma certo che puoi rimanere, ma ci mancherebbe altro, siamo qui apposta. Siamo felicissimi. Mi casa, tu casa. No, mi casa. Comunque, certo, siamo felicissimi. Grazie. Però, Alex, tu mi devi fare un favore. In futuro le donne all'altare ce le devi portare a sorpresa, perché questa è la seconda volta che sei mollata a un mese dal matrimonio. Invece tu non dici niente e poi di colpo altare. Mi sposi? Sì, anello fatto. Capito? Sì, la prossima volta magari. Beh, allora? Vuole 10 disegni con i dettagli in tessuto entro oggi. Una passeggiata. Ma che cavolo ne so io che se a cuore non piace un disegno, allora devo rifarlo. Scusa, allora non hai capito proprio niente. Dai, ti aiuto io. Cominciamo dai dettagli. Che ti serve stoffa? Tasche, frange? Dai, Holly. E l'accetti per i busti. Colore? Su, dai, Holly, energia, forza. Vabbè, rossi. Padre, veramente noi saremmo ancora per il sì. Ci teniamo a sposarci. Possiamo? Fratelli. Ma certo. Vabbè, proviamoci. Quindi vuol dire che andrebbero in produzione e poi magari... My love. Amore! Ma come va? Adesso mi dai almeno una cena. Eh sì. Ma professore, è ovvio che Facebook è solo una strategia per fare ricerche di marketing. Oh, vedi? Tu mi piaci perché pensi tutto un passo avanti rispetto alle altre. Davvero? Certo. Ti ho notata subito. Questo è il mio mondo. E tu come ci staresti? Io? Ma benissimo, Nick. Figurati, saresti sicuro geloso. Beh, di guido sarei geloso, non dovrei esserlo. Nicky! Che fai? A cosa stai pensando? Niente, niente. Sì, niente. Anche volendo è impossibile non pensare a niente. Dai, vieni con me. Perché quest'estate non partite tutti con noi? Andiamo a Ibiza. Grazie, sarebbe bello. Sarebbe bello. Che fai, te la tiri? Torna padrona del tuo tempo, Nicky. Padrona del mio tempo? Chiudi gli occhi. Respira. Immagina noi, lì, senza obblighi, senza orari, senza impegni. Ci riesci? Solo mare, surf e musica. Guido, ti prego, piantala. Non è quello che vuoi. Cosa? Sentirti libera per davvero. Io? In tutti i sensi. No, cioè... Apri gli occhi. Sì, certo che voglio sentirmi libera. E lo voglio adesso.
Amore, vieni a vedere la luna. Ma lo sai che in 20 anni il tuo corpo non è cambiato di una virgola? Meno male che ci sei tu che menti così bene. Sei unica. Allora, io devo partire per 2 settimane. Vado a New York a trovare mia madre. Tu però, pensaci per quella cosa di Ibiza. Simona? Ok. Guarda un po'. Non ci credo. Oddio, che colpo! Come va? Bene. Bene, certo bene. Già ti sei messa con altro. Allora, dilla tutta, però. Ma che dici? E dico che forse c'è un'altra ragione per cui vi siete lasciati, no? Oh, ma che volete? È solo un amico! Sì, l'ho visto! E non mi spiate, non mi spiate! Complimenti per il tatto con cui hai trattato l'argomento. Senti. Ci siamo fatti tutta sta trafila. E il weekend in campagna nel casino di caccia coi cinghiali. E le cene, e le anatre, e il clavicembalo. Oppure sparato al cane. E mo adesso sta con un altro. No, io ci voglio vedere chiaro. No, tu adesso ti vai a fare una camomilla. Niki, apri? Dai, Niki, sono sola. A giocare qua. Leva, metti, leva. Di a papà che se mi parla ancora così, io la prossima sono volta... Sono d'accordo. Ma forse il problema non è papà. Per questo ragazzo che hai smontato tutto. Non lo so. Scherza così che hai i sentimenti della gente. Sono a giocare qui. Tu eri spaventata prima di sposarti. Spaventata? Era un fantasma. Mamma, sono così confusa. È normale. Si chiama panico prematrimoniale. Pensai che il giorno prima di sposarmi ho baciato un altro ragazzo. Non ci credo. Sì. Sono scappata, tuo padre è impazzito, i tuoi nonni mi hanno cercato dappertutto. E però adesso se ci penso sono felice della scelta che ho fatto. Oh, non so niente di questa storia. Di che parlavate? Di quanto siano stati meravigliosi i giorni che hanno preceduto il nostro fantastico matrimonio. È vero. Ma questo chi è? Chi è? Ho preso alcune cose. Ok. Come va? Bene, molto bene. Bene. Anch'io bene. Bene. Bene, allora ciao. Ciao. Thank you.
Flavio, reagisci però, eh. Siamo tutti sulla stessa barca. Sì, ma in un mare di lacrime. Però con queste lacrime la barca ce la fai affondare. Buongiorno, io sono Anna. Scusi, un secondo soltanto. Ma chi ha chiamato di nuovo l'agenzia? Che ne so, sarà un bonus. Magari ogni 10 escort ci avrà un premio, va a capire. Lei Anna, la babysitter di Ingrid. Babysitter. E questa è un'ordinanza di sfratto. Provvedimento d'urgenza, hai capito? Ma ha fregato, hai capito? Ma chi ti ha fregato? Ma come, che Camilla, no? Camilla. E pensa che grazie al suo avvocato, se io non avessi lasciato la casa entro 24 ore, avrei rischiato pure fino in galera. Ah, yeah. Ma chi è st'avvocato? Per rimeso? No, è sempre lo stesso, no? È quello con cui è scappata. Pensa quando dovrei pagare gli alimenti. Oh, qui te tocca pignorare a terene, eh. Non mi ci fa pensare, Pietro, non mi ci fa pensare. Ma veramente? Sì. Ragazzi, voi siete i migliori amici che ho. A chi potevo chiedere una stanza per qualche giorno? A chi la potevi chiedere? Happy, eh? A chi la poteva chiedere? Indovina. A me, ovviamente a noi. Tanto ormai siamo diventati una comune. Qua, basta che poi non mi chiedete pure gli alimenti, eh? Amico mio, sei il benvenuto. Grazie, grazie Pietro, grazie Alex. Sì, grazie, sì. Ti voglio bene. Grazie, Flavio. Scusa. Grazie. La casa è mia. Sono felice. Lo voglio bene, grazie. Vabbè. Grazie davvero. Tanto Anna rimane con noi, no? Che vogliamo fare sta bambina senza babysitter? È sì, brutto. Ecco. Lei è venuta a stare con Ingrid. Vabbè, è una comune, siamo tutti insieme. Vabbè, ti metti paura, dai. No, non gli metto paura. Dove ci mettiamo? O io ti do l'ultima camera che mi è rimasta, eh? Vabbè, lo dico subito. Alex, quando vuoi, ho pensato che mi avevi chiesto. Scusa, Alex, i provini delle foto arrivano domani. Basta, basta. Io non ce la faccio più. Devo parlare con Nicky. Sì, la chiamo. No. No, aspetto che mi chiami lei. Anzi, scusate un attimo. Devo fare una cosa molto importante adesso. No, la chiamo io. Ma che c'ha? Boh. Pensavo che non venissi. Ti pare, Alex? Se ti ho detto che vengo, vengo. Veramente hai detto tante altre cose, Nicky. Ti va di camminare un po'? Cioè, io pensavo che stesse andando tutto bene. Che saremmo stati pronti a affrontare qualsiasi cosa insieme. E invece... Abbiamo corso troppo, Alex. Sì, ma delle cose si parla, Nicky. Potevamo condividere anche questo momento insieme. Le tue insicurezze, le tue paure. Invece, hai deciso tutto da sola, lasciandomi con una lettera. Ho provato a parlarti, ma non te ne sei neanche accorto. Che vuol dire? È finita. Mi dispiace. Persone, che ogni volta che mi sveglio non ho chiaro cosa voglio. È da ieri che ti penso. Vorrei sapere per davvero, ma tu come stai? E dirti tutte quelle cose che non dire mai. Sono persone, quasi giorni, mesi e storie. Sono pensieri come quando fuori piove. Non guardarmi così. Erika, solita situazione. Non ti ricordi quanto era bello sentirti innamorata davvero? Forse hai bisogno di ritrovare le emozioni di un tempo. Ok, quest'estate niente uomini,
Siamo sicuri che a questa età non si possa tenere un bambino. Anche se alla base c'è un amore forte come il nostro. È la scelta più importante della nostra vita. E rimane poco tempo per decidere. Ecco, ho fatto un nuovo al lavoro un'altra volta. Sono sola e ora mi bagno pure. Ho una fame da lupi. Vorrei stare con qualcuno che mi viene a prendere. Mi porta a cena. E magari mi fa anche ridere. Sì, mi piace davvero Tobia. Direi. La verità è che non soffro più per te, Pietro. E non credere che sia stata facile la nostra separazione. Ma tu, una donna, non saprai mai rispettarla. Sei fatto così. Certo che sono proprio da manuale, eh? 37 anni, separata e ora confusa. Ma lo amo ancora. O è solo paura? Non mi può già mancare quello che non sopportavo più. E magari lui sta pure bene. Gli ho detto che sto bene. Ma quale bene? Da dove vengono tutti questi attacchi di panico allora? Mi manca Cristina. Non mi manca. Mi sa che non ci ho proprio capito niente di questo rapporto. Ho fatto! Conosce una donna una canaglia. Ma ti rendi conto? Ma come posso pensare che guardare i bambi e preparare pastine possa sostituire l'entrare in contatto con un altro cervello, con un altro corpo? E che corpo? Ma guarda, pieni di paranoie, problemi, con i pensieri che gli frullano fino al mal di testa. Chissà che fine faremo. Ma... che ci faccio con il successo senza di te, Nikki? Cavolo, quanto piove. E la tempesta più grande l'ho causata proprio io. Se puoi, perdonami, Alex. Perdona la mia immaturità, la mia confusione. Ma che cos'è? Aprilo. Ma è bellissimo! È fatto arrivare dall'America, non ne fanno più con questa musica. Ma sei sicuro? Sicuro, sicuro. Sì. Anche perché ora mica posso rimandarlo indietro. E se ti rendessi conto che vuoi ancora vivere la tua vita da ragazzo invece che fare un salto così? Non lo so, giocare a calcio, uscire. Ehi, ti devo confessare una cosa. Beh, esistono anche padri che giocano a calcio. Amore, ma è stupendo. Oh, attenta al bambino. Va la bambina. È bellissimo qui. Ti piace? Moltissimo. E io? Ti piaccio? Scemo. Ti sono mancato? Era bella New York. Sì, non sai che un posto figo sono stato. The Back Room. Servono ancora l'alcol come tempi del proibizionismo. Nelle tazzine da te. Dobbiamo assolutamente tornarci insieme, ok? Ok. Mi sono dimenticata che devo andare a ritirare la mia tavola da surf. Che fai, mi accompagni? Ah sì, eh? Grazie. E vabbè, vorrà dire che sarà più romantica Ibiza, no? La dovete usare e poi la rimettete, così Ingrid sta più al sicuro. Oh. Ho capito, ma così mi scocci tutta casa, ti sfratto. Quindi questo sito che può ordinare le cose per la bambina direttamente. Senti, che dici se ci andassimo a fare una bella passeggiatina, eh? No. Un gelato, eh? No. Un caffè, eh? Ecco, bravo. Portaci un caffè. Ma... vale. Che è un allarme?
sedala. È già sedata. Di nuovo l'insonnia? Vuoi un tavolino? No, grazie. Non ho fame. Noi siamo quasi pronte! Non prendono più la casa. Si sono lasciati. Chi è? Non li conosce una coppia, si è appena sposata. Tu vai? Ma no, hai... No, questa confianza di Antanito, quasi. Sì. Ah, perfetta, fai vedere? Ah, bellissima, tu sembri invece un'olandesina. Vero? Belli, bellissimi. Poi la faccio la mamma. Ti è piaciuto questo sacro? Che c'hai? Cos'è? No, non ci credo. Sì, l'ho preso stamattina. Perché voglio rendere il nostro cuore ancora più speciale qui a Parigi. Vai. Uno, due, tre, via. Adesso stiamo insieme per sempre. Sì, oddio. Cos'è, una promessa o una minaccia? Una minaccia! Oddio mio! Una bella minaccia, però. Everybody cry. That's the thing about love. Per sempre insieme! Quest'estate ci divertiremo un casino a Ibiza. Guarda qua, sarà bellissimo. Vi giuro che appena arrivo entra l'amnesia e non esco finché non ho perso la memoria davvero. Ecco, brava, così la smetti di pensare a quel cesso di professore No Global con cui vai a letto. Ma ve l'ho già detto, da oggi la musica è cambiata. Sono ufficialmente in cerca di una storia vera. E poi tu, pensa a te con cui te la sanguisunga. Madonna, quanto vi stavo addosso l'altra sera. Calcola, mi sono scaldata io a guardarvi. E poi vi siete pure appartati. Ma che, stavamo solo chiacchierando. Sì, sì, pure a me mi piace molto chiacchierare. Scusate, ragazze, ho una cosa da dirvi. Non mi dì che ti sposi pure te che getto la spugna, eh? No, tranquilla, sono incinta. Ah. Mm-hmm. Ma sei sicura? È di Filippo. È certo che è di Filippo, di chi se no? Io ne ero certa, sono 2 mesi che non parli, non bevi, non fumi. C'è un culo che la porta aerei. Ah, grazie, ma bella amica. Comunque un po' che lo sapevo, ho solo voluto aspettare il momento giusto per dirvelo. Abbiamo deciso di tenerlo! Complimenti, Diletta. Hai davvero coraggio da vendere. Che fate? Organizziamo la festa dell'anno, Ciccio! Basta problemi, pensare! Stasera faccio ritorno all'acne giovanile! Infatti lo vedo come pensate. Alex, però scusa, sta attento al camioncino della bambina, no? Se gli dai calci si rompe. Vabbè, scusa. Scusa. Lo stereo tutto a posto? Tutto a posto, dottor. Oh, ragazzi, però cambiate così sembra dei manichini del Lupin. Dai. Sei invece basta, come sei vestito? Basta. Yeah. Basta! Oh, ma che c'è? Ma come che c'è? Ma non lo vedete come siete ridotti? Perché? Come siamo ridotti? Uno schifo. Ecco come siamo ridotti. Te dici tanto che ti vuoi rimettere con tua moglie e continui a scopartele tutte. Te prima eri in prete, adesso sei diventato peggio di lui. Ma sei massacrato dagli attacchi di panico, te prendi gli ansioditici per stare bene, mentre invece non sai neanche dove sta tua moglie, che cosa fa, se c'è un altro uomo. E tu sei sempre più schiavo della tua nevrosi. E sei attaccato a quella poveretta di tua figlia soltanto perché hai paura di avere un'altra storia. Ci abbiamo 40 anni, cazzo. Io non ce la faccio a vivere così. Scusatemi, io ve capisco. A volte pure io come voglio ce li dico che la strozzerei. Ma poi altre volte la guardo e sto felice. Perché penso che stiamo a costruire qualcosa. No? No. Che secondo voi Cristina c'ha un altro? No. Ma dove va? Non lo so, Pia, non lo so. Vanno tutti. Ma mica ho detto qualcosa di sbagliato. Boo.
sei tu. Scusa, non volevo spaventarti. Devo chiederti una cosa. Ma ti prego, dimmi la verità. Certo, dimmi. Non pensi che la vita sia comunque più bella con una persona a fianco? Una persona innamorata di te che ha voglia di costruire, di crescere insieme. Anche se è un po' noiosa. Beh, certo che è meglio. E se quella persona un po' noiosa fossi io, ti piacerebbe? Certo che mi piacerebbe. Avete bisogno al plasma, però la vendiamo. Va bene. Guarda. Enrico, Ingrid sta benissimo. Te lo giuro, ero sicura che saresti venuto a controllarla. Sei mancata. Guarda che non la vedi da stamattina. Stavolta parlavo di te. Di me. Vediamo se indovino. Sei venuto a vedere se il rovescio di tuo figlio migliora. No, sono venuto a chiederti scusa. Che cosa? Scusa, non mi dispiace. Io lo so che avrei dovuto darti quello di cui avevi bisogno, starti più vicino. Solo che io sono fatto così alla mia natura. E adesso io lo so che tu potresti anche avere un'altra persona. Già, potrei. Perché ce l'hai? Potresti? Potrei. E infatti ce l'ho. Insomma, ti ricordi quando siamo andati a Barcellona? Con i bambini, con i ragazzi, andavamo in giro per i musei. Eravamo felici, no? Pietro, è finita. Comunque il quadro di Schifano è mio e lo tengo io. Ciao. Ciao. C'è Nicky? Ah, così stai. Entra, entra. Grazie. Simona! Guarda chi c'è! Vieni, vieni. Aridai, eh? Ma si te manco la storia infinita, eh? Alex! Ciao, Nicky. Vuoi bere qualcosa o magari ci sediamo? No, no, grazie, grazie. Che c'è? Perché non parlate? Mi dispiace, Alex, ma... Nicky è partita. Partita? È andata a Ibiza. Ibiza? Madonna, che bella questa spiaggia. Ma perché sono qua? Oddio, non capisco più niente. Guido è divertente, simpatico. È bello che ami la poesia, ma... è amore. Perché non riesco a pensare di costruire con lui una storia? Cavolo, mi sembra di aver perso l'occasione della mia vita. Nicky, ma dove sei stata? Ti stavamo cercando. E chissà Alex ora cosa starà facendo. E dai, fammi un sorriso. Guardali. E meno male che era un collega che le dava una mano, eh. Scusate un attimo. No, vi prego, soltanto un minuto. Vi devo dire una cosa molto importante. Vi prego, un secondo solo, ascoltate. La donna più importante della mia vita. La donna più importante della mia vita mi ha lasciato. E chi se ne frega? Lo so, può sembrare la classica storia patetica, però io vi devo dire una cosa in più. Ascoltate, un secondo solo. Lo sapete come si sta quando finisce una storia? Quando ti manca il respiro e c'hai lo stomaco grande come un chicco d'uva e la notte non riesci a chiudere occhio. Quanti di voi sono stati lasciati? Allora sapete come si sta quando finisci una storia, no? Vi è mai capitato di amare tutto di una persona?
Il fatto che sia in ritardo, che è sempre disordinata e che quando si lava i denti si lascia sempre un po' di dentifricio sulle labbra. Tu lo sai di che cosa parlo? Sì. Ecco, e allora saprai che quando ami una persona in questo modo ti scatta un campanello in testa che ti dice sposatela. Preciosas palabras, muy bien. Grazie, grazie. Ora io non so se questa ragazza è qui tra di voi, dato che c'è tutta Ibiza stasera, però io lo spero. Niki, se ci sei, vieni, io sono venuto qui soltanto per te. La prossima volta fallo per me. No, no, a parte scherzi. Niki, se ci sei, fatti vedere, ti prego. Io voglio vivere soltanto il nostro amore, ovunque tu voglia, in mezzo agli altri o in un posto soltanto nostro. Perché d'ora in poi, te lo giuro, ci penso io a te. Mi dispiace, Guido, devo andare. E Libera? Che fine ha fatto Libera? È dentro di me ormai. Si chiama Niki. Alex, sono qui! Vuoi sapere cosa penso? Dopo tutto questo tempo sono ancora io. E come ieri, come adesso, è di notte che mi accendo e trovo le parole. Non hai mai intendito! Ho detto che voglio stare con lui tutta la mia vita! Non ci crede, è tua? Sì, le paure si superano, Niki. È vero. Sarà che forse già ci siamo detti tutto, che fino adesso abbiamo già parlato troppo. Rincontrarsi un'altra volta per sapere come stiamo, più vicino, più lontano. Stessi posti, stessi sguardi nascosto, nel silenzio di un dettaglio, di un ricordo. Vorrei lasciarti e poi lasciarmi andare, vorrei che ogni nostro incontro fosse quello per ricominciare ora. Bastasse almeno mezz'ora per cancellare tutta questa mia paura, come ogni singola parola, come ogni piccola porzione che ti porti via stasera. Alla fine ce l'hanno fatta a sposarsi, eh? Sì, sì, sono contento, sai. Pure la povera Heather si è ripresa perfettamente. Sì, grazie, grazie, sta benissimo. Scusami tanto, Heather, per l'accaduto. Questo matrimonio all'aperto proprio non lo capisco. Abbiamo le più belle chiese del mondo in Italia. Già, qui c'è troppo cielo, troppo verde, troppo lago, eh? E così finalmente eccoci qui. In amore non esistono le mezze misure. Non bisogna avere paura, né vergognarsi. Tentare il tutto per tutto, come ho fatto su quel palco, dichiarandole il mio amore davanti a tutti. E non avere rimorsi o rimpianti, ma solo il suo sì. Spero. Ed eccoci qua, al grande giorno. Sono calma, felice. Penso a questa avventura e quasi mi viene da ridere. Ma sono sollevata. Sì, sono sicura della mia scelta. Di lui, di noi, di tutte quelle battaglie, di quei momenti difficili, delle paure. Ma se sono qui, le ho superate, no? Prendere come sposo il qui presente Alessandro Belli. Niki. Eh? Le soluzioni sono due. O dici di sì, o dici di no. Ecco. L'ultimo ostacolo. Saper rispondere a quella domanda. Sono questi i momenti in cui decidi della tua vita.
stesso posto. C'è una confusione per la testa. Sì, bello. Che fai, Riccardi? Cos'è normale? Pronto, Niki? Niki? Aspetta che... sta squillando. Devo rispondere. Eccomi! Oh, scusa, non ti ho portato niente, sono uscito adesso. Sentivo che c'era! Eccomi! Si è rotta la mania. Si è rotta la mania. Pensate che il tasso di percentuale dei tradimenti è salito tantissimo. Però, veramente, questo è vero. Gli idraulici non possono donare il sangue perché sono considerati categorie a rischio. Vero, giuro, giuro, l'ho sentito. Sai? Aspetta. Alex, allora, come vanno i preparativi? Bene, una bomba. Sento tutte donne. Porco Giuda! Ci siamo fatti tutta sta trafila. E il weekend in campagna nel casino di caccia con i cinghiali. E le cene, e le anatre, oppure sparato al cane, il clavicembalo. E mo adesso sta con un'altra. Un altro? Sbagliato. Sei diventata lesbica? Da qua. Ti piacciono. Vediamo un po'. Ha pettinato. Ma chi è sto stronzo che mi ha tamponato? Lasciarsi e poi dimenticarsi, giura il mio amore, e non dovrai più odiarmi senza paura di questa normalità. E non pensare domani, è solo un altro giorno, resta sospeso, confuso come un sogno che ci appartiene.